Buongiorno, mi trovo in solitaria al sentiero dell'Acqua Rossa perché ieri con Bruno, quando siamo venuti a vedere la grande cascata nascosta a valle della sorgente dell'Acqua Rossa o cascata Pelei Maresca, al ritorno abbiamo notato quello che probabilmente è un sentiero che porta direttamente dal sentiero principale fino all'affaccio su quella cascata, o perlomeno fino alla cascata a valle della sorgente dell'acqua rossa di cui parla Luigi Plus, senza fare l'acqua trekking, visto che oggi proprio Luigi Plus devo vedere, perché qui vicino, praticamente da quella parte lì a Corcolle, alla borgata di Corcolle, che sta oltre la 1 dove passano le macchine, laggiù c'è il cavalcavia e poco dopo ci sono delle case, lì c'è la borgata di Corcolle, c'è un convegno dove Luigi Plus presenta il suo ultimo libro e siccome mi ha invitato a quel raduno, oggi me ne vado a vedere la sua cascata, la cascata di Luigi Plus, che è stata proprio quella che mi ha, diciamo, ispirato poi ad andare oltre, a scoprire la cascata Maresca Pelei, o la cascata, come caspita la volete chiamare. Ma provo prima a vedere se ci si può andare da quel sentiero alternativo, se no ci vado per vie classiche tramite acqua trekking. Questo sarebbe l'affluente secco che potrebbe essere utilizzato come sentiero, però da qui non ci si scende facilmente, ci si scende un po' più avanti, poco più avanti di dove c'è il cartello per la sorgente. Superato il cartello, scendendo verso la sorgente dell'Acqua Rossa, da quello che mi diceva Bruno ieri, si andrebbe di là per accorciare ed entrare nell'affluente. Sarebbe di qua che si scende. Vediamo un attimo sto pendio come si presenta. Qui siamo per trottatoi di cinghiali da solo e Bruno con le videotrappole, se non ho capito male, li ha ripresi in pieno giorno, quelli grossi. Quindi, come al solito, sto a fare una di quelle cose, di quelle botte da matto. Cioè proprio nella tana dove si rintanano i cinghiali. Insomma, io verifico un attimino la percorribilità di sto coso e mi piace tanto, a dire la verità. L'affluente è questo qui, però è scosceso. Poi lì è tutta macchia, chissà dove va a finire. Boh. Che te devo dire? Insomma, anche se fosse, non è proprio un percorso comodo. C'è quello dell'acqua trekking, che è pure più bello secondo me, piuttosto andarsi a infrattare qua dentro, quindi me ne risalgo sopra, poi eventualmente ci faccio caso da sotto se c'è modo e se riesco a scorgere l'affluente. Non ci ho mai fatto caso. Ecco, negli ultimi video abbiamo sempre fatto vedere la cascata grande, quella che si fa salendo là sopra, costeggiando la gola e poi riscendendo, oppure andandola a vedere da sopra, sempre costeggiando là sopra e poi scendendo per un pendio. L'estate scorsa feci vedere alcuni video di come ci si va anche tramite acqua trekking, e oggi vado alla cascata prima, quella di Luigi Plus, che sta prima della lunga piscina naturale che poi porta alla grande cascata. Oggi mi limito a quella. Questa è la sorgente dell'acqua rossa, questo è il laghetto che sta ancora più giù rispetto alla sorgente dell'acqua rossa, e bisogna entrare nel fosso e farselo tutto
tramite acqua trekking, o scendendo da quel pendio là, o scendendo da questa parte uguale. La scatella dell'acqua rossa è quella là sopra, questa è quella che sta alla base, ancora più bella e più profonda. Ma quella di cui parla Luigi Plus è ancora meglio. Quindi me ne vado per la destra orografica. Non è tanto un pendio da corda, però ieri stavo al Decathlon, mi sono comprato quest'ulteriore cordino. Ho una corda un po' più spessa, lunga 6 metri, me ne sono fatta una più lunga, più economica, che tira fino a 250 kg. Ma per questi pendii così va bene. Poi ordinerò online una corda di quelle serie. Il mio amico Bruno mi ha promesso che online mi cerca qualcosa di più spesso. Niente, io sto qua dentro al fosso, molto più semplice da guadare d'inverno. Ci sarà pure un po' più di portata d'acqua, però non ci stanno vipere. E soprattutto i farfaracci mi sembrano meno alti, perché di solito lì c'è parecchia più vegetazione, anche molto alta. Con lì dietro una volta c'era un sacco di cinghiali, in teoria potrebbero stare pure, non lo so, ingottati. Cioè, una volta c'era un branco enorme. Poi da su è pieno di trottatoi, anche quello dove sono sceso in realtà è un trottatoio che viene proprio dal pendio che si fa, cioè dal prato che si fa per andare alla cascata nascosta, quindi in teoria ci potrebbero stare i cinghiali qua dietro, però mi sentono, io parlo, faccio rumore, poi ho il bastone, oggi non ho portato i bastoncini del Decathlon, ho portato il bastone, quello di legno che fa più rumore. E niente. Una volta c'era un branco proprio qua dietro. Ora qua dietro era più avanti, sempre uno di questi frettoni. Comunque il paesaggio è questo qui. Stupendo. Angoli, mi sono già bagnato lo stivale. Evidentemente c'è più portata, se lo sapevo passavo dell'aria. Che cretino. Ormai sto qua. Di solito lì basta l'acqua. Potevo fare qualche metro in più, passare qua, invece come un deficiente. Sono saltato gli stivali, niente, ormai ci sto, che tanto non manca molto alla cascata. Poi fortunatamente e previdentemente in macchina c'ho il cambio. Peccato perché domani dovrei andare a fare un'altra escursione e mi rompe non avere gli stivali perché mi sarebbero stati comodi. Cioè, nel senso, no, io nel senso che questi quando si asciugano per domani. Anche questo pezzo di gola è spettacolare, anche qui a monte della grande cascata. Era lì che c'erano i cinghiali, adesso mi ricordo il punto specifico. Potrebbero stare dappertutto. A questo punto ormai mi sono bagnato, quindi mi attacco. Fatto proprio una cosa da deficiente oggi. Più o meno come si presenta l'ambiente, chissà che non sia questo l'affluente secco dal quale volevo venire prima, però boh, non ne vale così tanto la pena stare a, insomma, a cercarlo. Ecco, quest'albero caduto l'estate scorsa non c'era, però l'abbiamo trovato l'ultima volta che siamo venuti con Bruno e con Marco Crisafulli.
Però vabbè, è aggirabile. Quelli sui paretoni di tufo dai quali di solito ci affacciamo quando andiamo a vedere la grande cascata. È pieno di trottatori di cinghiali che riescono comunque a scendere e a volte tendono a nascondersi dietro a queste fratte. Ma c'ho gli stivali tutti bagnati, pure i calzini, ma spero le scarpe di ricambio ce l'ho, i calzini non lo so mica se me li sono portati. Credo di sì, di solito ce l'ho, ma non ne sono del tutto sicuro. Prima di attraversare il frattone faccio un rumore anticinghiale, così eventuali ungulati presenti in zona se ne vanno, se ne risalgono per i trottatoi. Frattone superato e sono quasi alla cascata di Plos. Sta laggiù, ce n'è prima una, poi c'è quella di Plos. Qui come si presenta l'ambiente. Anche questa cascata qui è molto bella. Guardate che paretone. E questo è l'ambiente. Quella di Plos sta esattamente lì dove c'è quel masso muschiato. Questa è la cascata di Luigi Plos. Si possono anche fare i tuffi, c'è una bellissima piscina naturale. Già questa da sola vale l'escursione, però ovviamente se si vuole fare una cosa molto più entusiasmante si può andare a fare l'acqua trekking di quel canyon, cioè il nuoto trekking di quel canyon che sta oltre. Non mi sono bagnato perché normalmente questo tratto qui è poco profondo, invece oggi è parecchio profondo. E questa è la cascata di Plos, dove si possono fare i tuffi da quelle rocce. Molto bello, molto divertente. Peccato che oggi non c'ho tempo, tanto ormai il bagno invernale me lo so fatto. E volevo solo, ecco, farvi vedere la lunga piscina naturale che si fa per andare a vedere la famosa cascata. Questa, come vedete, è profondissima all'inizio, ci si può scendere dal pendio laterale più avanti, però andandoci da qua tramite acqua trekking solo a nuoto il tratto iniziale, a meno che uno non provi ad avventurarsi qua sopra, ma la vedo un po' dura sinceramente. Ci si può provare, ma la vedo dura. Cascata di Plos, è tutto muschio scivoloso, sono stirami che danno fastidio. Non so quanto sia aggirabile da qua, se no ecco, bisogna proprio tuffarsi, ci si può tranquillamente tuffare, che saranno minimo 2 se non più metri, e farsi il pezzo a nuoto e poi arrivare sull'orlo della grande cascata, quella del video di ieri.